nelle puntate precedenti. Ma questa macchina? Ma è un divano. Tu non hai gli occhi, tu hai il fiuto, secondo me. Abbiamo l'infinity pool con spiaggia privata. Devastante, raga. Oh mio Dio. Si va nell'altra serra dove sono dentro i Lion's Mane. Oh, ma che bello, sembrano dei cavolfiori. Se dovessi chiudere gli occhi e dirmi adesso la cosa più pazza che ti viene in mente, ecco, probabilmente sarebbe quello che vedrai in questo video. Amici, sto registrando questa intro dopo che ho registrato il video, perché io pensavo di andare a fare una sfida pazza nel deserto, dove andavo a correre nel deserto, vedevo per la prima volta il deserto. Non è che non ho mai visto il deserto, cioè mi basta affacciarmi dalla finestra e lo vedo, però non sono mai andato effettivamente nel deserto dove non c'è niente attorno, ma veramente niente, solo dune di sabbia. Nico mi ha invitato a fare questa experience per fare qualcosa di diverso dalla solita palestra che sono abituato a fare. O che comunque la solita palestra, cioè, va bene tutto, però non sarò gigante, ma non sono neanche minuscolo. Post operazione stiamo andando molto bene. Nico praticamente è la persona che mi ha portato a fare l'esplorazione delle auto abbandonate e mi ha fatto vedere la casa d'aste. Però in realtà lui non fa questo di lavoro. Lui è un atleta, cioè un super atleta, cioè una persona che ha fatto tipo 200 km da solo. Si è fatto una maratona da solo, 200 km, non so se ci rendiamo conto. E quindi mi ha invitato a fare questa experience. Il problema è che cosa è successo dopo. Qualcosa che da una sfida pazza è diventato un'avventura estrema. È stato realmente qualcosa di folle e adrenalinico. Sì, lo avrete letto dal titolo, ma io non sapevo nulla. Comunque, tutto inizia così. Amici, mi sono cresciute le tette. Dopo le innumerevoli richieste di tornare a fare delle sfide pazze e incredibili, in questo momento ci troviamo nel deserto. Precisamente nel deserto. Siamo arrivati tra l'altro con una macchina completamente in tema deserto, abbiamo anche la targa Sharjah dell'Emirato vicino a quello di Dubai. E quindi niente, praticamente ci sta scaricando qua, perché adesso andremo e correremo esattamente non so dove, del deserto, per vedere quanti chilometri riusciamo a correre. Chilometri, metri, vabbè, l'acqua l'ho portata. In realtà avevo anche due scatole di datteri, però non avevo capito che li avrei dovuti mangiare andando. Li ho mangiati tutti prima. Diciamo che però la cosa che mi ha incuriosito di più non è tanto quella di andare a sfidare i miei limiti nel deserto, ma il fatto che Nico mi ha detto che c'è una sorpresa se riusciamo a completare la corsa. E quindi sono molto curioso di questa cosa qua, ma non so minimamente cosa mi sta per aspettare. Sei pronto, Sasha? Ma sì, dai. Non così così. Ti aspetto. No, direi di no. Bello il cappello. Ce n'è uno anche per me, eh? Certo. Ah, super. Questo perché è meglio di un cappello? Perché è isolante, perché lo puoi utilizzare anche in caso di emergenza come fasciatura, come coperta per stenderti a terra. Per coprirti la bocca dalla sabbia. Per stare zitto. Cosa ci aspetta quest'oggi? Cosa ti aspetta, Sasha? Allora, innanzitutto, come vedrai, non abbiamo fatto riscaldamento, primo perché ci sono 44 gradi. Io al massimo ho corso 13 km a Milano, che sto caldo è comunque tanto, quindi continueremo a fare 15-20 km. Questo qui dobbiamo fare comunque attenzione all'aspetto di sopravvivenza. Certo, sì. Industriale lì. Ma tra un chilometro, quello non si vedrà più. Un chilometro di distanza dalla civiltà, da qualcuno da poter chiamare, a cui anche poter dare banalmente la posizione, fa la differenza tra sopravvivere e non sopravvivere. Inizia la sfida. La meteo danno 38 gradi. Già iniziata la corsa. Le case sempre più lontane. Siamo in mezzo già alle dune. Il problema è che ci sono alcuni punti in cui riesci tranquillamente ad appoggiare il piede, in altri invece si affondano proprio dentro la sabbia. È indescrivibile, raga, che figata. Qua bisogna stare molto attenti fino a che altezza arriva le dune. Possono arrivare anche a 200-300 metri. Che fatica, oddio. Aspetta che non ho registrato, riscendi e rifalla. Stiamo correndo da 4 minuti e 3 secondi. E mi sembra già una vita. Qua ce n'è spazio per le tombe. Guarda gli scherzi, adesso ci dobbiamo concentrare assolutamente. Tanto. Non riesco a respirare. Cioè non riesco a recuperare il fiato. Quando hai dune di 100 metri, non è che aspetta salgo sulla duna di 100 metri per orientarmi. Cioè. Quindi se prendi una direzione poi devi andare sempre dritto. E altra cosa, la sabbia qui è abbastanza compatta. Quindi tu dici che ci sono anche sabbie ancora più mobili, diciamo? Sì, a volte io ho fatto degli allenamenti a fondi fino alla caviglia. Ma peggio ancora, in discesa fai due passi a fondi e il terzo invece è duro. Ci sono chilometri di dune, tra l'altro dune rosse. Dubai, a 7 emirati. Ogni emirato ha un
verso deserto, inteso come costituzione della sabbia anche, quindi quanto più leggera, quanto più pesante. E il deserto di Sharjah è tutto rosso perché dentro la sabbia c'è prevalenza di ferro. Guardate quanto si affonda la scarpa, raga, dentro per metà. Uno dei sedere le dune, per non parlare del dopo. Guardate quanta me ne porto dietro ogni passo, come avere dei chili sulle caviglie. Stavo per calpestare, pensavo dei sassi, ma in realtà mi sa che è cacca. Oh merda. Oh merda. Radio check. Non va. Radio la radio, figuriamoci internet. Se ci giriamo intorno a 370 gradi, niente. Niente, vedete qualcos'altro? Radio check. Nico, mi senti? Radio check. Nico, mi senti? Se fossi da solo avrei una discreta ansia. Dobbiamo trovare un punto dove prendere la radio, anche perché dobbiamo raggiungere il campo base prima che scenda il sole. Campo base. Vedersi qualcosa, capirsi qualcosa, non so cosa, ma c'è qualcosa. Possiamo andare? La seguo. Sta già scelta quella di camminare sul piano, evitare le dune, però devo assolutamente cercare di calibrare il fiato. Respirare bene, sennò i muscoli proprio K.O. Nico, fermati un attimo. Sento qualcosa di strano. Non è neanche il fiato. Una strana sensazione. Cioè non è mancanza di energie perché ho mangiato. Non è il sole perché sì, sento caldo, ma sono abbastanza abituato a stare a Dubai. Il respiro bene o male va e viene, però insomma non è la prima volta che corro. C'è tipo un'aurea, non so, intorno a me, come se mi appesantisse. Allora adesso abbiamo delle tips di sopravvivenza. Questo è il posto più sicuro per riposarci, secondo te? Non so, c'è l'ombra. Dov'è la strada? Là c'è il sole, quindi sta tramontando a ovest. Però sei spostato. Per orientarti come prima cosa sali sopra una duna, ma che è anche il posto più sicuro perché devi vedere quello che c'è intorno. Qui nessuno ti vede, se arriva un fuoristrada o un pazzo con la moto da cross ti prende in pieno. Sicuramente lontano dalla vegetazione, perché possono esserci scorpioni, serpenti che cercano l'acqua come la cerchi tu. Tra l'altro io non ho neanche campo sul cellulare. Non c'è segnale. Non abbiamo campo. Okay. Rimane il fatto che sento un po' strano, non mi sono mai sentito così. Guardate quanto casca. I piedi sono proprio su. Cioè, ragazzi, sono completamente affossati. Guardate quanta sabbia realmente mi sto portando dentro. Vedete? Non li sto affondando, cioè guardate, continua a uscire. Uscite le dune, riesco a parlare. Ok, lasciamo la traccia e veniamo verso di voi. Dove stiamo andando? Sono riuscito a parlare con la radio, tra un po' non funzionerà più nulla. Okay. Dobbiamo avvicinarci prima che cali il sole a quello che sarà il nostro campo base. Okay. Non torniamo indietro? No, non torniamo indietro. Stanotte dormiamo qui in deserto, in questa zona. Con le jeep abbiamo portato tutta l'attrezzatura. Dormiamo in un posto un po' particolare. È una città fantasma. Cosa? Stiamo andando in una città fantasma nel deserto? C'è una città abbandonata. Disabitata, sommersa di sabbia. Figata. E c'è anche una moschea. Non ho capito se questo era tutto programmato e mi sta percolando, ma non me l'aveva detto. Facciamo un'esplorazione nel deserto di una città abbandonata. Non c'è campo per chiamare. Ho trovato anche un SMS ma non parte. Ma il GPS va. Quindi noi siamo qui. Okay. Al Madame Buried Ghost Village. Che cazzo sta succedendo, raga? Cazzo, ho iniziato a correre. Siamo figata. Mi è tornata un sacco di energia. Tra l'altro stiamo trovando tracce di civiltà, tipo pneumatici, vedete, i quad, forse di fuoristrada. Veramente ci stiamo avvicinando. Effettivamente il sole adesso è un po' più amico, però dalla mappa non ho capito quanto manca. Qui non c'è proprio niente, raga. Niente. Le radio, da quanto ho capito, prendono veramente raramente, forse non prendono neanche più. Io ho due bottigliette da mezzo litro d'acqua e non dureranno molto, conoscendomi, quindi sono abbastanza preoccupato. Questo ancora non l'avevo fatto, tantomeno andare fuori dai piani. Fermarsi adesso di notte nel deserto dopo che mi hanno detto le creature che ci sono. Sono vestito da palestra. Sei sicuro che stiamo andando bene? Credo di sì. Abbiamo anche addirittura trovato delle zampe, delle impronte. Secondo te? C'è una riga e mezzo. Ok. È tipo una lucertola. Perché c'è la coda? Perché è la coda. Tutto così wild. Siamo quasi, dici? Potrebbe essere questa macchia di alberi qui davanti. Se non è quella siamo completamente fuori strada. Lì c'è un minareto, ci sono degli alberi. Anche qui ci sono degli alberi e ci potrebbe essere un'altra moschea che noi non vediamo perché magari è dietro una duna, perché qui come ti avvicini cambia la prospettiva. La prossima volta scarpe chiuse, eh? Sono andato nel deserto. Lea, Luca, mi sentite? Passo. Andrea, Luca, mi sentite? Oh, Luca, provo ad andare a vedere se li trovo contro. Siamo quasi? Un attimo, senti niente? No, tutto il vento. È un drone.
qua il drone. Loro non sanno dove siamo noi. Ci stanno cercando col drone? Questa è diventata questa cosa. Lo sento. Eccolo, eccolo. Ciao raga! Ma tutto questo è incredibile, raga. Da qua, è finito. Cercare di arrivare il prima possibile. La faccio più, la testa che mi sta esplodendo. Ragazzi, sono qua. Sicuro che sia questo il posto? Ce l'abbiamo fatta. Non ce la faccio più, raga. Mi devo sedere. Sei ripreso? Abbastanza. Adesso mi sento più sereno. Le mie scarpe hanno mangiato. Il sole sta realmente tramontando. Io ancora non ho capito esattamente che cosa stia succedendo quest'oggi. Nico mi aveva parlato di una sorpresa. Non so se effettivamente e quanto siamo distanti dalla civiltà. Anche perché qua intorno si vedono un sacco di, diciamo, impronte di fuoristrada. Quindi qualcuno riesce ad arrivare qua. Come sono riuscito ad arrivare effettivamente i furgoni? Qua attorno, adesso andremo a vedere, c'è effettivamente una città abbandonata. Cioè passeremo la notte qua in una città fantasma. Adesso ho capito perché siamo venuti con due gipponi fuoristrada, soprattutto con il primo che avete visto anche all'inizio del video. Tra l'altro sopra si è aperta come se fosse un altro bagagliaio che si è trasformato in una tenda. Praticamente un Transformers questa macchina. E comunque anche in questo video macchine particolari le abbiamo viste. Il bagagliaio abbiamo una pala, anche credo sia il tubo di scappamento questo, nel caso l'acqua arrivasse a livello, diciamo, portiera. Vuoi fare un giro? C'è un silenzio, tra l'altro. Sì, assolutamente. Esplorazione. Abbiamo là una moschea. Se facciamo un giro a 360 gradi abbiamo qua un'altra casa. Sono molto tutte simili. Là abbiamo due blocchi bianchi che non so minimamente cosa siano. Qui pure ci siamo accampati, ovviamente anche nel mezzo praticamente della piazza. Partiamo da questa casa qui e poi dopo andiamo nella moschea, prima okay. Che diventa troppo buio. Aveva un nome quindi questa questo città? Questo villaggio l'hanno costruito per servire, diciamo così, la zona industriale che è poco lontana. Avevano avuto difficoltà logistiche e poi c'era un problema che le case si continuavano riempire di sabbia. Cioè super attrezzato Nico. Qui a Dubai qua è tipo tutti, minatore. Siamo tutti più o meno attrezzati per il deserto. E infatti ho visto le macchine sono completamente... Hai una Jeep, è facile che ci butti dietro una tenda, due cose per la notte, perché può capitare che rimani fermo, magari ti impantani nel deserto e non riescono a venirti a prendere perché è già buio. E poi di base anche poi in Dubai entrano già le tempeste di sabbia, quindi figuriamoci in periferia. Sì. Entriamo nella casa. Madonna mia, hanno fatto dei disegni. Non so se sono stati fatti da persone poi quando effettivamente era abbandonato, ma hanno fatto dei disegni. Hanno messo tutto delle scritte. Qua c'è scritto Baladin. Qua ci sono cose scritte non in arabo, non belle. Famosissime scritte di fare attenzione per mettere. Credo altra suggestione. Credo fosse un bagno. Sì. Di qua anche, praticamente era soltanto una stanza, qui abbiamo altri graffiti, se proviamo ad andare in quest'angolo. Ah! Mi hai fatto cagare addosso, mi sto muovere tutta la sabbia. E poi c'è anche la faccia della gente qua. Ci stavo dicendo che se arrivi effettivamente nell'angolo, guardate. Oh mio Dio, in parte che c'è un geco. Che lo giochino. Perché non si muove? Guardate quanta distanza c'è dal soffitto. Riesco a toccarla con una mano. Tanto così, per farvi capire quanto è salita la sabbia, quanto si è riempita questa casa. Lascia, vieni a vedere un attimo. Sì, però non mi puoi uscire così dalle finestre. Questa era un'altra stanza? Tu dici che ci ha dormito qualcuno? C'è il morto? Non c'è niente, anche qua tutto completamente, diciamo, dipinto. Quando l'ho visto sembrava uno rannicchiato. Sai, c'è l'ifre tu, dai, fino moriamo in due. A specchio di quella là c'è sempre cancello per l'entrata, anche qua. Forse era un giardino. C'è gente che si è dimenticata le pantofole qua da una vita. Puzzano anche. Però devo dire che la cosa più particolare è sicuramente la moschea. Ma anche perché poi qui si usa che ogni gruppo di case ha la sua piccola moschea. Si prega 5 volte al giorno. Si prega tante volte al giorno, sì. Dalla mattina all'alba fino alla preghiera della sera. È la prima moschea in cui entro. Sono qua da un sacco di mesi ma non sono ancora entrato in una moschea. Non so cosa ci sia scritto qua. Mashallah. Vuol dire con la benedizione di Dio. Ok. È un po' come dire... Hai comprato un'auto nuova, ma non lo dico con invidia, lo dico perché sono contento che tu non l'abbia comprato. Hai comprato un'auto nuova, mashallah. Okay. Quindi è un buon augurio. A parte fa caldissimo. Sa che hanno completamente tolto tutto. Qua c'è un tappetino per pregare, anzi ce ne sono più di uno, c'è anche qua. E uno piegato. La cultura islamica non prevede un'iconografia, quindi non ci sono raffigurazioni. Okay. Come struttura c'è la sala di preghiera, dove le persone si mettono col tappeto, anche l'imam. Sale sul minareto, fa un richiamo alla preghiera, tutti contemporaneamente, perché quello è l'orario della preghiera, è l'invito alla preghiera, dopodiché viene qui e l'imam guida la preghiera. Solitamente ci sono i megafoni per espandere, diciamo, la preghiera a tutti. Adesso l'imam non sale più in cima
Ah, non è come una volta, ci okay. sono i megafoni, quindi magari lui alla radio da giù in un vecchio minareto c'era proprio la scala a chiocciola che portava fino in cima. Non c'è nessuna scala. Non sto scherzando e non vorrei dirlo, ma si è già spento il telefono due volte. Abbiamo la batteria, abbiamo spazio di archiviazione, adesso vedrete che... spento. Pistotta, voglio muovermi e uscire dalla moschea perché secondo me non vogliono che li prendiamo qua. Questo è, dove hai detto c'è l'imam qua dentro, c'era? Potrebbe essere la casa dell'imam. Pure, no, mi sa che è più un bagno questo. Bisogna lavarsi prima di entrare in moschea? Ci si deve purificare, tutte le moschee devono avere un bagno. Tutte queste piante giganti sono in realtà dei rovi. E ho registrato tutto il tempo anche sotto al sole, ricordatevi, anche sotto 40 gradi e non si è mai spento. I jinn sono gli spiriti malvagi del deserto, della cultura preislamica. Jinn, genio, il genio della lampada, viene proprio da quello. Ah. La gente andava al deserto e non tornava più per n motivi. E dicevano, no, è stato il jinn che se l'è preso. Sono stati, diciamo così, definiti spiriti buoni e spiriti cattivi. Si dice che dopo il tramonto in determinate zone comunque ancora non ci si deve andare perché possono esserci jinn. Prima vi ho fatto il 360 gradi. Quello è il nostro campamento lì nel mezzo. Metto una suggestione pazzesca. Anche gli spiriti appena vedono la luce blu vuol dire solo corri. Come mi è stato consigliato dalla regia, arrivano gli sbirriti. Oh, ma che cazzo è quello a fare là? Raga! Oh, salgono e scendono. Sarà quelle luci che salivano e scendevano, salivano e scendevano. Oh. No, mi sto iniziando a cagare addosso. Che cazzo sta succedendo? Proseguono anche laggiù altre case. Qua non si può neanche entrare. Altro che piena di sabbia. Arriva proprio fino in cima al soffitto. Deve navigare qua. C'è più sabbia che aria. Tu mi vuoi uccidere. Questo è il tetto. Cioè, questo è il tetto. Cioè, sotto dovrebbe... Quella è una porta, diciamo. Scalini per entrare in casa, porta, finestra. Stessa cosa anche di qua. Casa, tetto. Io mi immagino uno che mi sbuca da dietro. Sono tutte vuote, purtroppo. Non c'è molto, ma anche qua stiamo... Cioè, sto uscendo da un'altra porta, praticamente completamente accucciato. Guardate, se sto in piedi... Non posso uscire, raga, dalla porta. È meglio chinare. Anche qua, cancello per entrare. Che succede? È un uccello. Ah, altre case completamente sommerse con un triangolo. Nessuno si nasconde da nessuna parte, a meno che non sia invisibile. Direi che è tempo di tornare a campo base. Ormai si è fatto troppo buio. In realtà mi sto anche cagando addosso. Intanto qua direi che ci siamo anche portati avanti. Fuocherello, barbecue, tutto a posto. Che bello, proprio tofu. Sì, tofu di maiale. Hummus di barbabietola, hummus di melanzana, hummus di hummus e patolle vecchie. Top. Adesso vi mostrerò qualche foto scattata con l'iPhone in modalità notte. Si sono fatte le 11 di sera passate. Mi è stata affidata casa mia per questa notte, che spero mi salvi da eventuali scorpioni, serpenti o qualsiasi cosa si gira qua attorno, perché ovviamente escono di notte quando è tutto più fresco. Devo sbattere i piedi dalla sabbia e capire se è comodo o no dormire sulla sabbia. Per niente. Buonanotte, amici. L'experience è stato qualcosa di unico, qualcosa che mi ha riempito tantissimo. Ero anche preoccupato durante la notte perché comunque c'era la possibilità di incontrare lucertole, scorpioni, serpenti. E ho sentito durante la notte dei rumori di diversi animali che non saprei darvene una forma e una dimensione. Ci sono le impronte dei miei piedi, le impronte di scarpe, le impronte con la striscia che dicevano. Quindi c'è una lucertola, qualcosa con la coda. Chissà che cosa è passato qua. Cioè, guardate, ovunque. Dei giri strani stanotte sta lucertola. Mentre lì abbiamo altri tipi di impronte. Sono di animale quelle, non sono di umano. Sono troppo piccole, troppo tonde. Però tra una cosa e l'altra, anche se mi sono svegliato tantissime volte durante la notte, mi sono sentito rigenerato. C'è una pace incredibile. Sono tornato a provare qualcosa di veramente unico e incredibile. Vedere l'alba nel deserto. Ho dormito praticamente sulla sabbia e non era neanche poi così morbida. Tra l'altro al mattino, uscendo a piedi nudi, ho percepito la freschezza della sabbia. A maggio la sabbia era fredda, il clima era perfetto. C'è la sabbia che è fredda. Laggiù c'erano altre case abbandonate, tra l'altro là in fondo, ma sono molto più lontane. Anche semplicemente correre nel deserto, perdersi, dormire in un posto che era abitato, sapere che si è spenta la telecamera dentro la moschea più di una volta, è stato davvero qualcosa che non ho mai provato in vita mia. E di sfide ne abbiamo fatte tante. Raga, ma che cos'è sta roba?
Cosa si fa una cazzuola? Scusate, stavo mangiando una banana. Non sembra proprio nuova. Mi sento di aver trovato qualcosa tipo di... come gli egizi che trovano le cose vecchie. Nel frattempo qua stiamo anche sistemando il campo base per la ripartenza. Non vorrei mai rubarla a un fantasma che... poi mi perseguita. Ciao Ghost Town. Anche questa avventura mi ha insegnato un sacco e credo fortemente che me lo porterò per sempre dentro le memorie. Detto questo, amici, fatemi sapere nei commenti che cosa vi è piaciuto di questo video, se vi ha trasmesso qualcosa. Spero che anche soltanto un 20% di quello che ho passato io sia stato trasmesso a voi, perché è questo che cerco sempre di fare da anni, da tanto tempo. Fammi sapere qua sotto se ti è piaciuto il video e noi ci si becca alla prossima avventura. Ciao raga.